Dopo mezz'ora da quando avete visto le ultime riprese mi sono ricordata del vlog, insomma. Mi sto truccando anche se non devo fare niente oggi, ma mi sono svegliata con un po' di fastidio, un po' di ansia, un po' di così, no? Ogni tanto può succedere e quindi ho voglia di curarmi, di insomma, mi fa star bene, diciamo, farmi bella, ecco. Stavo cercando l'eyeliner che, come sempre, sapete, io sta pochette, ecco appunto, sta pochette non va bene così, nel senso che non trovo mai niente, è grossa e non va bene da tenere in bagno, mi fa perdere un sacco di tempo, devo trovare un'altra maniera di organizzarmi perché... Così NCS, non ci siamo. Detto ciò, ho messo un chilo di questo burro cacao di Sephora il Cocco, che è il mio preferito al momento. Però vi volevo ringraziare tantissimo perché mi avete lasciato un sacco, ma proprio una marea di idee su eventuali burro cacao da trovare in farmacia, erboristeria. Mi avete consigliato di tutto, quindi vi ringrazio. E domani appunto che sarò sola perché Federico non ci sarà e dovremo uscire io e Riccardo per commissioni, sicuramente passerò in farmacia ad acquistare uno di quelli che mi avete consigliato. Ce l'ho fatta. No, devo assolutamente cambiare l'organizzazione qua perché non è fattibile perdere 20 minuti per cercare ogni cosa. E niente, metto proprio un filino, ma un filino di eyeliner qua alla coda dell'occhio e giusto così per intensificare lo sguardo perché è un po' morto stamattina, sono sincera. Scusate la luce artificiale, ma nel mio bagno, essendo che la luce è laterale, non frontale, non illumina bene bene, quindi bene o male per truccarmi la accendo sempre. Mi dà un... No, ho sbagliato. Che odio. Vedete che sbaglio anch'io, eh? Mi dite sempre che... Come fai a mettere l'eyeliner? Sì, ho manualità, quello è vero, ma è una cosa che mi porto dietro dalle scuole che ho fatto. Però quando capita così, vabbè. Comunque oggi è il 7 di dicembre e sta volando il mese, sta veramente volando e non lo so, a differenza degli altri anni non ho fretta che arrivi il Natale, anzi mi voglio godere questo mese perché so che una volta che passerà il Natale, in un attimo arriverà il momento della nascita di Alessandra, perché è sempre così. E quindi, insomma, non ho fretta assolutamente, anzi, mi voglio godere davvero ogni piccola cosa. Mascara. E niente, quindi domani devo anche andare in posta perché ovviamente ieri che non c'ero è arrivato qualcosa da ritirare
E ieri, tra l'altro, ieri pomeriggio, abbiamo fatto una sorpresa a Federico e dovete vedere la sua faccia, ragazze. L'abbiamo portato a vedere il Grinch che voleva vedere da quest'estate che fa la pubblicità e quindi non se l'aspettava veramente per nulla. E quindi insomma è stato bello fargli una sorpresa anche perché poi quando poi i figli se lo meritano, no? Cioè lui va molto bene a scuola, è bravo, ascolta, insomma, quindi se lo meritava proprio l'ho fatto proprio di cuore, volentieri. Visto che ieri non ho vloggato, vi volevo far vedere cosa ho trovato nel calendario dell'avvento, anche se andrei alla luce naturale, però volevo togliere un pochettino di luce, di burro cacao perché ne ho messo veramente 8 tonnellate e sono stata troppo felice. Credo che questo sia quello che mi ha resa più felice del calendario dell'avvento di Make Up Revolution. Perché è un super nude rosato matte. E assurdo, l'altro ieri mi stavo giusto chiedendo, ma che cavolo? Ma rossetti o rossetti liquidi? Nel calendario dell'avvento di Make Up Revolution sono tutti lucidi. Ho fatto tempo a dirlo e il giorno dopo ho trovato questo qui che mi piace da impazzire. Sono proprio i colori che piacciono a me. Magari vi faccio, no, vabbè, non vi faccio lo swatch, tanto l'ho indossato e andiamo di là. Così ve lo mostro alla finestra. Ecco qua, forse qui riuscite a vederlo meglio. È bellissimo, ma veramente, veramente bello. Non ci ho pensato di dirvi, il nome. Mi piace tantissimo, è il mio preferito in assoluto finora. E dopo, appunto, quando torna poi Fede, apriremo anche la casellina di oggi. Nel frattempo vi dico un attimo solo il nome. Allora, è un rossetto liquido e si chiama Memory. Bellissimo, bellissimo. Allora, da fare mi è rimasto il letto di Fede. E poi volevo fare una cosa insieme a voi, potrebbe essere un'idea carina, visto che comunque lo devo fare, magari potete insomma vedere insieme a me tutto quello che in questi mesi, da quando sappiamo appunto dell'arrivo di Alessandra, cosa abbiamo accumulato, no? Anche perché è un'idea che può essere utile, magari, per chi ci può chiedere cosa ti manca per la bimba, cosa ti può servire, un po' per i miei genitori, magari i genitori di Riccardo, comunque chi vuole fare un pensiero per Alessandra, perché noi ovviamente quest'anno non vogliamo nulla, tutto ciò che arriva, speriamo sia per la bimba, perché sono comunque cose in meno che dobbiamo poi acquistare noi, quindi alla fine è uguale. E quindi mi piacerebbe insomma tirare fuori un po' tutto, fare il punto della situazione di quello che c'è, quello che manca, insomma farmi un biglietto con scritto tutto quello che c'è, quindi tre body, due tutine, eccetera, eccetera. Quindi penso sia un'idea carina da far vedere anche a voi, insomma, e dopo magari la facciamo. E che ora è? Sono le 11:47, ho lo stomaco che brontola, ho già fame perché ho fatto colazione presto stamattina e ho mangiato anche abbastanza poco, però cerco di resistere al pranzo. Mi sbrigo anche perché alle 12:30 esce Fede da scuola, sì, lì c'è la dormigliona, e se ce la faccio iniziamo già quel discorso delle cosine di Alessandra. Ci ho fatto con tanto di ecco cacchetta. Lui è un amante delle cacchette di WhatsApp praticamente, perché anche le ciabattine così. Bene, ora che ho fatto le camere, guardiamo un attimo cosa c'è nella cassettiera.
Queste sono tutte le cosine che ho tirato fuori, appunto questi due body 0, credo siano 0 3 mesi o proprio 0. Vediamo un po' se in quello dietro si riesce, no, mesi 0. Quindi questi due body da mettere proprio subito all'inizio, quindi due body 0 mesi. Poi andando avanti con i body, ho trovato questo qua che mi hanno regalato per fede, per sbaglio, un 0-3 mesi, sempre da bimba. Poi cosa abbiamo? Dunque, body, vediamo se c'è altro di body. No, body direi basta. Quindi forse servono sicuramente altri body. Poi abbiamo le calzine. Queste qua sono tre paia di calzine un po' più spessine. Poi invece come tutine abbiamo 0-1 mese, questa qua che avevamo preso io e Riccardo, il sacco per la nanna, un'altra tutina con bavaglino da mettere i primissimi giorni perché è proprio piccino, un ciucciotto, anche se azzurro. Poi qua ci sono le calzine, cioè le babucce che penso le metterò proprio appena nasce perché mi piacciono un sacco. Le avevamo prese io e Ricky in Francia. E queste sono bellissime. Poi altri calzini, sempre piccolini, super piccoli, forse anche più piccoli di questi. Quindi questi penso li utilizzerò un pochettino più avanti, questi da subito. Poi questa magliettina qui. Che se non erro è un mese, quindi abbiamo anche questa. Poi qui abbiamo questa qui di Topolino che è un mese, sì, un mese, fatta così a manica lunga. Ah no, aspettate, qua c'è un altro body, vero, quello che mi ha regalato la mia amica, però questo è 3-6 mesi, quindi va utilizzato più avanti. Poi abbiamo questo che è bellissimo, che è, aspettate che non mi ricordo, anche questo 0-1 mese, quindi va messo anche questo abbastanza subito, anche perché è bello caldo e lei nasce comunque a fine febbraio barra inizio marzo. Poi bavaglino, questo qua con gli angioletti, questo forse è anche un po' più grande, quindi si può utilizzare più avanti. Cappellino e calzine sempre per i primissimi tempi perché sono proprio piccole piccole. Poi io avevo comprato insieme a Ricky questo giochino da tenere. Adesso questo qua inizio a tenermelo un po' vicino perché lo consigliavano con l'odore della mamma da mettergli poi nella sua culletta. Quindi devo iniziare a tenerlo fuori, staccherò poi il cartellino. Lo pulisco tutto quanto e me lo tengo vicino. Poi queste, ups, queste che vi ho già fatto vedere l'altra volta, sempre per i primissimi tempi. Queste qui che vanno più avanti, però. Poi vabbè, questa l'ho tenuta per l'ospedale da metterci le cose intime della bimba, per l'intimo mio o della bimba. Adesso vedo, body, cose proprio intime. Poi qua ci sono queste due coperte che mi aveva regalato la mia madrina per Federico, che però riutilizzerò. Ovviamente sono già lavate e disinfettate e hanno anche i bottoncini, fanno anche un po' da sacco nanna queste. E stessa cosa questa qui, che è anche molto molto carina con gli orsacchiotti. E queste due qua dopo le piego. E poi vabbè, come materiale invece ho 216 salviettine, i dischetti per raccogliere il latte, diciamo, da mettere sotto il reggiseno, set da bagno, biberon super figo, mi piace un sacco, e un kit per cordone ombelicale per una settimana circa, 5 giorni barra una settimana. Questo è tutto quello che abbiamo accumulato in questi mesi. Vabbè, il resto è passeggino, altre cose non c'entrano.
Quindi sì, mancano sicuramente dei body per l'inizio e delle tutine. Ne abbiamo ancora poche, cioè perché comunque tutina ce n'è una, poi c'è una maglietta, due tutine soltanto. Quindi siamo scarseggianti di tutine, 0-3 mesi, 3-6 mesi e poi piano piano insomma. Adesso sistemo un po' tutto, riorganizzo un po' e poi vado a prendere Fede perché sono già le 12 e 13. Apriamo. Abbiamo appena finito di pranzare e Fede si è aperto il suo calendario Kinder e tra l'altro notavo che è davvero anche molto, diciamo, a lunga tenuta quel rossetto liquido matte. Si è giusto un po' qui interno labbra perché mangiando, però per non essere uno di quelli che se ne va dura tantissimo, cioè se non mangiate vi dura tutto il giorno, è rimasto. E invece questo qui che ho trovato è anche super bello, si chiama Stretch, però questo è proprio un lucida labbra, infatti vedete rimane super lucido. Io lo metto sopra così. No, no, così lo aggiungerò. No, se vabbè. No. Peggio per te. Vada. Se le apri adesso non le hai più per i prossimi giorni. Senti. Carino anche questo. In questi due giorni stanno uscendo tutti i rossetti lip gloss che utilizzo tanto, i colori proprio miei, diciamo miei, nel senso che mi piacciono tanto. E mi sto guardando in anteprima e mi piace tantissimo anche questo. Quello di ieri ancora un po' di più, devo ammetterlo, perché mi ricorda anche la maglia del pigiama. È vero. È quel rosa antico barra vinaccia, non lo so. Questo è già più chiaro, però anche questo lo utilizzerò parecchio, però è lucido, sono due diversi. Piatti lavati e mi è venuta voglia di un caffettino, quindi mi faccio un caffè e mi faccio un caffè, prendo la tazzina rigorosamente lilla e nel mentre volevo guardarmi il volantino di Bennett, che pare abbia delle cose molto interessanti, sia alimentari che non. Magari vi faccio vedere qualcosina. E poi buttiamo questa qui. E canestro. E niente, attendiamo che si scalda. Ah, è calda. Cosa vi volevo dire? Boh, mi sono dimenticata. L'ho fatto un po' più lungo perché ho proprio voglia di caffè. E aspettate che prendo lo zucchero. E niente, quindi questa mattina è iniziata un po' così, però devo dire che si sta sistemando. Ma allora, a parte il fatto che
È 2 giorni che mando mail a insomma, un'azienda mi ha contattato per una collaborazione, però a me quando cioè, non li ho trovati così molto seri e quindi insomma ho detto di no e quindi ho lasciato stare, perché se si parte con questi presupposti. Però vabbè, non sto a dirvi chi, com'è, perché, perché non mi pare il caso, però insomma. Cose che ti lasciano un po' l'amaro in bocca, no? Quando viene detta prima una cosa, poi un'altra, poi si ricambia idea. Non è serietà, secondo me. Adesso ce lo guardiamo. Però appunto, sapete, no? Quando è un periodo così, un po' pensieroso, no? Questo caffè mi piace un sacco. L'abbiamo preso da Eurospin, come vi dicevo, già in, forse nello scorso vlog o nel video spesa, però è veramente buono, cioè a me piace. Non è, cioè, forse è un po' leggerino rispetto, è poco corposo. Però mi piace. Per il prezzo 2,90 euro, credo che lo riprenderemo, anche se alcuni di voi, forse una ragazza, mi ha consigliato l'MD che ha in offerta 1,39 euro le capsule, però mi pare che l'avevamo già provato e c'era qualcosa che non ci è piaciuto, non mi ricordo se poi magari non è la stessa, non mi ricordo, è un po' che non andiamo da MD, però se ci vado darò un'occhiata anche di, per le cialde. Quindi sono qua davanti al volantino, che stavo guardando che ci sono un sacco di cosine natalizie, giocattoli, anche abbigliamento. Ecco, c'è un pigiama che è molto carino, natalizio, ci sono anche delle tutine. Il pigiama è questo qua, molto semplice, con un pacchetto regalo, però c'è sia blu che rosso, mi ispira il rosso, e poi c'è sia da bimbo, insomma da neonato, ci sono delle tutine natalizie, però quelle a me non servono, poi il prossimo anno, e niente, quindi spulciavo, vedevo se c'era qualcosa di super conveniente e niente, ora mi finisco di vedere questo e poi mi riposo un po', penso che editerò già questo vlog, così ve lo trovate già stasera alle 6, anzi tra l'altro voglio farvi poi una story e chiedervi se l'orario vi piace o meno, perché volevo capire un attimino, io ho trovato questo orario perché quando capita che non riesco ad anticiparmi con i vlog tipo oggi, lo giro per 3/4 di giornata e poi lo edito e lo carico già alle 18, quindi in caso vi scrivo se preferite la sera o preferite le 18 e basta. Oggi mi sono svegliata un po' così, sapete, no? Quando proprio vi svegliate col piede un po' storto, non so, sono un po' pensierosa, ma penso sia normale, insomma, poi gli ormoni fanno una grossa parte del lavoro e niente, quindi questo è quanto. Mi finisco di vedere questo e poi vado a editarvi il vlog. Sì, ok, la smetto di sfogliare, sono curiosa, mi piace un sacco guardare i cataloghi. Ci vediamo domani. E domani domenica non ci sarà Fede, però Riccardo è a casa da lavoro, non vedo l'ora, anche perché praticamente 3 giorni, 4 giorni che non ci vediamo, cioè ci vediamo mezz'ora la sera neanche, oppure io sono crollata e non ci vediamo neanche, quindi è come se fosse partito in trasferta praticamente. Lui è stanco, io anche arrivo cotta la sera, quindi
col fatto che soffro di insonnia, lui dorme di più di notte, io no, e quindi non riusciamo a compensare la cosa. Quindi sono contenta che c'è questo weekend, sbrigheremo delle commissioni, vi porteremo con noi, faremo qualcosa di carino. Volevo anche vedere se c'era qualche mercatino di Natale, qualcosa di bello da vedere, approfittare di questo weekend insieme, quindi state, insomma, nei paraggi che usciranno nuovi vlog, magari un po' più interessanti, in cui si esce anche un pochino. E niente, vi mando un grossissimo bacio. E ci vediamo domani con un nuovo vlog. Ciao!